domande che volevo. Allora, gentile pubblico, è ora di cominciare questa nostra serata insieme. E questa sera vi diamo il benvenuto con una particolare gioia da parte di tutti quanti noi, da parte di tutto quanto il paese, perché insomma trovarsi questa sera qui dopo quello che è successo in questi mesi che hanno preceduto appunto questa serata è un miracolo, è un miracolo che si può dire miracolo da un punto di vista umano, da un punto di vista insomma da tanti punti di vista, a partire proprio da quello dell'organizzazione, perché per organizzare una serata del genere credete che ci sono state impegnate veramente tante tante forze, tante tante energie. Non possiamo stare qui a ricordare tutti quelli che si sono fatti in quattro e anche in otto magari per riuscire a far funzionare tutto a menadito secondo le regole che giustamente sono state imposte, e grazie a loro, grazie alla loro attenzione, al loro lavoro, alla loro capacità, alla loro intelligenza, questa sera siamo qui per trascorrere questa bella serata insieme. E il secondo miracolo possiamo dire che è un miracolo che fa sempre la musica, tutte le volte che ci troviamo, perché la musica fa questo miracolo di unire chi ci ascolta e noi che suoniamo, perché il nostro animo nobile, il nostro animo sensibile si riunisce con quelli che sono dalla vostra parte e quelli che sono dalla nostra parte. E ovviamente posso citare, per parlare appunto del miracolo della musica, posso citare un grande maestro della musica, Andrea Bocelli, che in una sua canzone dice: vivo per lei. Vedete, quindi si vive per la musica, si vive di musica, e noi questa sera siamo qui per rivivere, ritornare a vivere proprio per lei, proprio grazie a lei, grazie alla musica. E allora vogliamo iniziare questa serata nel chiamare qui al microfono una delle persone che in primis ha dato il là perché questa serata potesse essere effettuata nel migliore dei modi, e che ha delle comunicazioni importanti ancora da dirci, da passarci, prima di iniziare in musica. E ovviamente non può essere altro che il nostro primo cittadino, il nostro sindaco Alessandro Bagliano. Accogliamolo con un bel applauso.